amico c'era un'aquila. Allora, quando la ragazza scrive c'era un'aquila, noi non avevamo ancora fatto la ricostruzione grafica dell'alieno uccello, quello che c'ha questo beccone gigante che è alto 4 metri, che c'ha qui nel mezzo qualcosa che io paragono poi a Shiva, perché Shiva è quello che ha il terzo occhio qui, no? Mi ha detto pure che anni Lucasia, aspetta, l'amico è ittoriano, la bimba ha una serie di fonemi che sono ancora limitati, non abbiamo assolutamente capito che cos'è ittoriano, no? Mi ha detto, all'hotel gli ho chiesto che l'amico è un grigio e lei è più convinta, no, è ittoriano. Noi non sappiamo assolutamente cosa voglia dire, però rendetevi conto come dai racconti di questi bimbetti viene fuori la realtà, che sicuramente non può essere filtrata da tutti i film di fantascienza che magari noi abbiamo visto. Non fanno parte queste cose della loro cultura, sono incastrate nel loro DNA? No, le hanno viste realmente e le descrivono in un modo piuttosto chiaro, mi sembra, no? Dunque, guardate, la simulazione flash, ecco, la simulazione flash è qualcosa, una nuova tecnica che noi abbiamo messo a disposizione, intanto prendo il controllo del tempo, per fare prima tirare fuori i soggetti dal loro problema. Già, perché prima mi ci volevano 2 anni di ipnosi per tirar fuori uno dal suo problema, e poi non lo so fino a che punto riuscivamo. Ora, in una sola applicazione, 50 minuti, se le cose vengono correttamente condotte, c'è la speranza di tirar fuori questo soggetto. Se poi non ci si riesce in una sola applicazione, ne facciamo 2. Però i risultati sono estremamente positivi. Tranne che per alcuni casi in cui ancora dobbiamo lavorare per migliorare la metodologia. Per migliorare la metodologia. La simulazione flash si basa su delle tecniche che sono l'evoluzione delle ancore, tutto sommato. Perché te li fai simulare un volo, la tecnica del volo. Gli dici, guarda, si fa così. Immaginati questo scenario nella tua testa, te sei lì che voli, c'è presente Superman nel film, voli. Bene, però ti dico anche dove te voli nella tua testa, in uno scenario dove c'è l'acqua del mare fino in fondo dappertutto, poi c'è un'isola da qualche parte e poi c'è il sole da qualche parte e te voli lì nel mezzo, e solo che mentre voli te bisogna che mi fai la telecronaca di quello che stai facendo lì, in quell'ambiente virtuale che ti sei immaginato nella testa. E mentre voli, te mi fai la telecronaca, così io capisco che cosa stai vedendo. È un trucco, ovviamente, per far funzionare il cervello in un certo modo. Volo. Guardate cosa vuol dire. Noi stiamo lavorando su quelli che sono gli archetipi, l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Dove te, con questi che sono gli elementi fondamentali che gli antichi alchimisti chiamavano anima, spirito, corpo e mente, non altro, ti trovi dentro te stesso e a un certo punto dici, guarda, mentre volo, come sei vestita? Chi se ne frega come sei vestita? Mi serve, perché concentra un attimo l'attenzione sul come sono vestita. Guarda, laggiù in fondo, vedi? C'è un puntino luminoso sospeso a metà altezza. È lontano, quindi non si vede cos'è. Guarda, ora te ci volerai vicino, e mentre mano a mano che ti avvicini, questo puntino diventa più grande e alla fine capisci che cos'è, uno specchio sospeso a mezza altezza, e te, con una grande frenata, ti ci metti davanti. Oh, ti guardi, come è fatto lo specchio? In quell'istante il soggetto è davanti allo specchio. Lo specchio è un potente archetipo. Vedete, com'è il problema degli archetipi? Anima, spirito, mente, sono queste 3 cose che noi abbiamo dentro, parlano in un linguaggio archetipico, un linguaggio che è il linguaggio universale, con i mattoni dell'universo. La mente poi traduce questi archetipi in fonemi, in immagini, per farti capire, come il linguaggio macchina del computer, che te non lo capisci, però poi c'è un traduttore. Si può fare il contrario, imponi degli archetipi e avrai la comunicazione con la parte animica. A ritroso, è un equilibrio.
l'archetipo dello specchio. Lo specchio è fondamentale, lo specchio è quella cosa che è lo specchio dell'anima, si dice molte volte. La tua immagine speculare, il diavolo non ha l'immagine speculare, il vampiro non ha l'immagine speculare. Perché? Perché inconsciamente l'archetipo è, se te non sei animico, non hai immagine speculare. L'alieno non ha immagine speculare, non può passare dall'altra parte dello specchio. Dall'altra parte dello specchio c'è una zona, vi dico, dove ci sei solamente te e la tua parte animica. È una zona senza tempo, dove tu e la tua parte animica, senza nessuna interferenza, potete andare. Ora conto fino a tre e poi tu volerai dentro lo specchio. Uno, due, tre. Fum! Come è fatto di là? Tutto buio. Bene. Di là non ci sono i fotoni non si possono muovere. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il signor Costin, che è un neurofisiologo, ha studiato la parte del cervello che immagina le immagini e ha capito e ha dimostrato che questa parte del cervello funziona come un computer, ma soprattutto che le regole della fisica che valgono nella realtà che ci circonda sono le stesse regole della fisica che valgono all'interno della tua testa. Esempio, se voi dovete immaginare una pallina di gomma che rimbalza su una superficie, lasciate andare la pallina nella vostra testa e la vedete. Rimbalza, non cade semplicemente, rimbalza. Chi glielo fa fare? Perché la pallina sta seguendo le leggi della fisica. Da questo punto di vista, lo specchio di là non c'è la luce, perché la luce si è fermata di qua. Di là c'è una zona atemporale. Tu passi di là e poi dici, guarda, cerca. Ci deve essere la tua parte animica, la guarda, dov'è? Cerca, è là, è laggiù, la vedo, è una palla luminosa. Vai a vedere un po' chi è, vai un po' a dire, scusa, buongiorno, sai che tu sei la mia anima, cosa ti risponde? Sì, lo so, è la testa. Sì, lo sai che questo contenitore viene preso? Sì, ma ha detto che lo sa. E allora cosa ci vuol fare? Ah, perché si può fare qualcosa? E comincia a parlare con la tua parte animica. Sei al di là dello specchio. Parli con dentro di te, non c'è più nessuna interferenza lì, perché sei dalla parte di là ci sei solo te, la tua parte animica, la tua memoria allenativa, il tuo lusso, il tuo parassita, il tuo tutto quello che c'hai, l'aliena del mondo, è di là. E a quel punto la tua parte animica gli dici se si vuole liberare del problema. E attraverso tutta una serie di blocchi, di memorie, di cose, di problemi, noi riusciamo a far dire alla parte animica che si vuole liberare. Dopodiché tutta questa serie di moduli vengono impiegati nel trovare i microchip che hai nel corpo. La parte animica ti guarda da fuori, processo di distacco dal corpo, ti guardo da fuori, processo di dissociazione. Quando te ti guardi, non so se ci avete mai fatto caso, credo di no, se voi vi immaginate che vi state guardando dal fuori, quello che accade è che voi non ve ne accorgete, ma è il vostro emisfero destro che sta lavorando all'80%. Con un processo di dissociazione. In quell'istante, all'80% quello che sta lavorando è la vostra parte animica. Non associati, quindi, come vi state vedendo ora, dall'interno verso fuori, che allora è il vostro lobo sinistro che sta facendo questo tipo di processo. Voi l'avete automaticamente, e inconsciamente perché voi non lo sapete, estromesso il lobo sinistro. State lavorando solo con il lobo destro. O principalmente con quello. E guardate tutto da fuori. E così la parte animica da fuori gli dico, guarda, ci sono delle cose dentro questo contenitore che non sono le tue. Eh sì, ci sono delle palline. Dove sono? Qui, 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 qui. E lei ti dice immediatamente dove sono posizionati tutti i microchip. Ne sbagliasse uno. E gli... Era una domanda? Dimmelo. Vale anche per i mancini. Vale anche per i mancini, assolutamente. No, vale anche per i mancini. Ah, a proposito dei mancini, poi ne parliamo. Quello che succede è che noi si dice alla parte animica, guarda, queste cose non sono tue, te le devi liberare. Eh sì, me le devo liberare, come si fa? Basta volerlo. Illumina con il tuo raggio, con la tua volontà queste cose e falle scomparire. Nel tuo futuro non ci sono più, ci sono delle tecniche particolari, il linguaggio è molto importante, il tono di voce è importante ugualmente, e lei elimina questi microchip. E questi microchip non ci sono più. Dopo non ci sono più, prima c'erano, dopo non ci sono più. Cosa vuol dire? Che la